l'esplosione di Marco Pantani dal Giro d'Italia del 99 è ancora una vicenda poco chiara e dalle mille ombre. A dare una notizia shock è il criminale Renato Vallanzasca, boss della Comasina, detenuto nel carcere di Novara proprio nel 99. Durante l'ultima settimana di quel Giro d'Italia del 1999 si avvicina a lui un altro detenuto e gli fa una rivelazione, gli dice: guarda, il pelatino Marco Pantani non arriverà mai a Milano, non arriverà mai a Milano, per cui fai una scommessa sul secondo o il terzo in classifica, perché una scommessa sicura ti guadagni un po' di soldi. Renato Vallanzasca dice: ma come fa Pantani a non arrivare a Milano? Sta andando come un treno, sta bastonando tutti. E questa persona gli disse: tu non ti preoccupare, perché se io ti dico una cosa, quella cosa avviene. Finché Vallanzasca un giorno dalla radio sente: Pantani estromesso dal Giro d'Italia. Nel 2014, dopo le dichiarazioni di Vallanzasca, le indagini coordinate dal procuratore capo Sergio Sottani riaprono il caso sull'esclusione di Marco Pantani a Madonna di Campiglio. A questo punto l'ipotesi della deplasmazione, ovvero della manipolazione del campione di sangue prelevato a Pantani, che in sede processuale è stata esclusa, viene ripresa in considerazione. Ma non solo, la Procura di Napoli intercetta l'ex detenuto compagno di carcere di Vallanzasca nella sua abitazione. Che Vallanzasca poche sere fa ha fatto una dichiarazione. Dicendo che un camorrista di grosso calibro gli avrebbe detto: guarda che il Giro d'Italia non lo vince Pantani, non arriva a fine. Vallanzasca ha detto che la camorra ha fatto perdere il giro a Pantani, ma in che modo? Cambiando le provette e facendolo risultare dopato. E quindi praticamente la camorra ha fatto perdere il giro a Pantani. Cambiando le provette e facendolo risultare dopato. E la figlia gli chiede: ma papà, ma è vera questa cosa? E il padre risponde: sì, 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 sì. Sì. Ah, ok. Sì, sì, sì. Ma si scommette molto nel ciclismo? Quest'anno si è cominciato a scommettere e questo credo che sia, non sia troppo positivo, nel senso che la scommessa, oggi quest'anno sappiamo che c'erano 200 miliardi circa di scommesse e quindi molti dubbi. C'era un giro di scommesse talmente alto, queste le parole della persona intercettata, che se la camorra avesse dovuto pagare realmente tutte le scommesse che le persone avevano fatto su Pantani, sarebbe saltata per aria. Queste sono le scommesse, è la paga delle scommesse, il tutto gira non di finire, perché Pantani lo pagavano poco, la mafia aveva scommesso su un altro. Non è un complotto, è una vergogna, basta. L'hanno rovinato. Ha fatto una fatica per ritornare fra i migliori e adesso gli hanno tagliato le gambe. Sottani chiede al GIP la possibilità di intercettare tutta la squadra di medici e ispettori. Gli risponde di no. E in quel momento l'indagine di Sottani si ferma. E non avendo altri elementi ed essendoci ormai la prescrizione per la frode sportiva, la vicenda di Madonna di Campiglio si chiude così. Mi hanno interrogato sulla morte di Pantani. No, babbo. E che c'entri tu? E che c'è? Allora, Vallanzasca ha fatto delle dichiarazioni. No. All'epoca dei fatti, nel 99, loro sono andati a prendere la lista di tutti i napoletani che erano reclusi in galera insieme a Vallanzasca e mi hanno trovato pure a me. Non li fa mangiare, nel senso che non è che lo davo da mangiare, gli preparavo da mangiare tutti i giorni perché è una persona che merita da tanti anni in galera. Mangiavamo insieme, facevamo società insieme. Ciao, Vallanzasca questo pandanico. Che Vallanzasca poche sere fa ha fatto una dichiarazione. Dicendo che un camorrista di grosso calibro gli avrebbe detto: guarda che il Giro d'Italia
non mi vince andando, non arriva a fine, perché se no cash banca tutte cose, perché sanno quasi tutto quanto con la IS. E quindi praticamente la camorra ha fatto perdere il giro a Pantani, cambiando le provette e facendolo risultare dopato. Ma questa cosa ci viene a saperla anche la mamma. Era questa cosa? Sì. Ah, ok. Sì. 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 Ma